dalla carrozzeria. Fantasticando Opera. Show, canale 121. È bello sapere che quando c'è un evento, un concerto, uno spettacolo, c'è il frontman, no? Il cantante del momento, ma alle spalle del cantante del momento, per far sì che la cosa diventi importante, ci sono dei musicisti, coi cosiddetti, non si può dire che siamo in televisione, ci sono i bambini, ma ci vogliono proprio molto, molto influenti le parti dei musicisti, mettiamola così. E noi questa sera abbiamo un amico, che è un bassista storico, che ha suonato con tanti gruppi, vive in un paese stupendo dove ogni tanto andiamo a trovarlo, facciamo le jam session, ed è con noi il nostro Alex Ghirotto, eccolo qua. Tutti di Fantasticando Show. Bravo, vedi, già è entrato nella parte, sì. Ecco. Come stai, Alex? Hai passato bene le vacanze di Natale? Più o meno sì. Mezzi ammalati comunque, dai, più o meno. Mezzi ammalati. Siamo ancora qua, dai. Tu sai che hai di fianco un punto di riferimento importante. Non me ne parlare di febbri e di ammalati, perché io ho già dato durante le feste. Abbiamo già dato tutti. Abbiamo già dato. Basta, siamo sì. A posto. Senti, no, è bello vederti, è bello soprattutto ricordare, lui ama organizzare in quel di Olgiate Comasco delle jam session con dei personaggi storici. Ho avuto il piacere, grazie all'amicizia, di andare un paio di volte, speriamo di tornarci. Però che cosa c'è nel cassetto, cosa c'è nel futuro della tua attività artistica? Cosa hai in mente di fare? Adesso come adesso non c'è proprio c'è ben poco, no? Comunque, purtroppo. Speriamo che il 24 ci dia la luce. Speriamo, dai. Anche perché io lavoro, come dicevi te giustamente, dietro un po' le quinte, no? Sì. Nel senso, perché io collaboro con musicisti conosciuti. Appunto, no? Certo. Quindi, anche se la mia faccia non si vede, però ci sono le registrazioni. Esatto. Ma recentemente mi parlavi anche del progetto che aveva fatto Morgan, dico bene? Ah sì, mio amico Morgan, sì. Esatto, sì, quindi. Sì. E con lui cosa avevate progettato? Ma c'è qualcosa in ballo, però ancora non è uscito. Non è ancora pronto, ancora. Però allora è meglio non parlarne. No, appunto, però lo salutiamo Morgan, che è un ciao grande Morgan, amico. Ciao Morgan, ciao. Saluto anche il mio amico Alberto Fortis. Oh bene, anche lui lo vorremmo qui, anzi prossimamente sicuramente sì. Sarà dei nostri. Con Alberto cosa hai fatto di bello ultimamente? No, ultimamente niente, in passato fa, sì. Quando abbiamo fatto la collaborazione, abbiamo fatto Milano Vincenzo, io ero al basso. Ah ecco. L'uomo di notte, e ho avuto delle collaborazioni. Poi tra l'altro anche con Luca Carboni. Certo. Luca Carboni, ancora nell'89-90. Sì. Ho fatto qualche session con lui, sì. come turnista però. Certo, certo. Poi, che dire, la tragedia, il mio vecchio gruppo storico, i Prisma. Ecco, Prisma. Parliamo anche dei tuoi gruppi storici, i Prisma. Prisma. Praticamente dei vecchi Prisma sono rimasti in treno. Sì. Praticamente, anzi saluto Saldarini Massimiliano, leader dei Prisma, co-fondatore che ho costruito io i vecchi Prisma nell'86. Mm. Poi dopo sono uscito per vari motivi, ho lasciato il posto a lui, gente nuova, musicisti nuovi. Loro erano un gruppo con grande coraggio, perché raccontavano, dicevano delle cose pesanti, delle grandi verità in maniera pesante, magari anche un po' scomode. Oggi sareste attualissimi, perché ormai... Però eravate avanti, diciamo. Non ci sono le censure. Certo, eravate poi avanti. Un altro saluto, devo dirlo, e ringraziare, che ho collaborato con lui, sempre negli anni 90, Fausto Rossi. Grande. Ciao Fausto Rossi. Ciao Faustone. Che bello averti qui anche a te prossimamente, che bello. I grandi brani, diciamo, di scandalistici, nel senso che ci hanno. Sì. Per fare un esempio, un titolo, Bastardi, Benvenuti tra i rifiuti. Abbiamo già detto tutto. No, per dire, no? Sì, perché poi una volta la critica, adesso qualcosa ci passa. Però. Non dico altro perché magari. No, è meglio che non diciamo altro. Ma com'è, diciamo, che la curiosità di chi sta dietro le quinte, ma riveste comunque una grande importanza. A volte la curiosità che viene è com'è lavorare con questi grandi artisti? Hanno dei cruci? O se ci puoi raccontare qualche aneddoto che ti viene in mente di particolare? Con Giorgio Gaber, al Teatro Smeraldo nel 90. Vedi tu. Avevamo bisogno urgentemente di un chitarrista, no? Sì. Io avevo già dei contatti tramite Ivanov, il studio di registrazione di Como. Vai a fare una serata con Giorgio Gaber.
cavolo, ma senza neanche mai provare niente. Certo. Proprio... ma tu sei un grande tu. Ma proprio zero, E ti sei improvvisato? Sì, sì, perché io alle 3 del pomeriggio ero lì, alle 9 comincia il concerto. Senza sapere neanche il repertorio, ma ti rendi conto? Caspita. Sono quelle cose che non si conosce, noi diamo tutto per ascoltato, ma questo fa la grandezza di come Rudy ha detto prima. Ci sono anche video su VHS. I musicisti che stanno dietro le quinte fanno veramente. Come vi ho detto. Sono dei grandi, perché appunto, oltre all'improvvisazione, bisogna essere veramente bravi per fare queste cose. Poi, tra parentesi, io ho iniziato come genere col liscio, Liscio, Sì, pensa a te. Ecco. Ho cominciato a 17 anni con il gruppo I Nuovi del Liscio, non è che erano nuovi per dire, certo. Nome, no vabbè, e ho iniziato a fare il bassista proprio come Liscio. Sfatiamo questo mito del bassista che si dice che è un chitarrista mancato, basta questa roba qua, è un bassista, è un grande artista e suona la chitarra come deve essere, perché io ho conosciuto veramente dei grandi bassisti, soprattutto a me sono care le vecchie sigle dei cartoni animati anni 80 dove c'erano dei bassi incredibili. Ah sì, 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 vero. Ma spesso c'era che UFO, l'arrangiamento è stato creato dai bassisti, no? In pezzi moderni. Sì, sì, anche tipo anni 70-80 la disco. Poi stavo dicendo, poi dopo sono sempre passato, sempre come Liscio, Sì. La gavetta si fa con Liscio. Poi sono passato con i Fenoli Folk, primo Fenoli Folk, gruppo storico di Liscio, certo. Anche quello. Sì. Ho fatto un paio di anni con loro. Saluto Fabio Fenoli, che è il figlio. Ciao Fabio, dovevi essere qua stasera ma non sei visto, vabbè. Peggio per te. Che bello, sto sentendo la sua cagnolina, pensa che vuole farsi vedere dalle telecamere, si può farla vedere, vieni qui, fatti vedere. Lascialo che io viene. Amo in modo particolare questi fenomeni pelosi, eccoli qua, delle creature meravigliose. Dove è andata? Ce l'hai tu di fianco, Matteo. Vieni, fatti vedere, prendila in braccio. Prendila, dai, dove sei, patatona? Eccola qua. Patatone, un maschietto, hai ragione. È un maschietto, eccolo qua, fallo vedere, mettilo, prendilo. Opa, eccolo qua. Ecco, sei famoso, visto? Oh, saluta, fantasticando. Bravo. Ha salutato. Saluta, fantasticando. Esatto. Allora, io non lo posso mandare a Sanremo, non per altro, perché non sarebbe una novità, ce ne sono troppi di cani a Sanremo, m'hanno detto. Non ti arrabbiare, non è colpa, io ti ho proposto, però adesso vediamo, sto scherzando, anzi sto dicendo la verità. Senti, vabbè. Ma per chiudere questa bella, meravigliosa parentesi, bella, che cosa bella. Si può dire, insomma, cosa ci vuoi dire? Come salutiamo gli amici? Boh, innanzitutto speriamo che qualcosa di buono esca fuori con i miei amici musicisti. Sicuramente, adesso che ti ma penso di sì. E appena ci sarà pronto qualcosa sarete i primi a saperlo. Perfetto. Saremo noi di Fantasticando. Di Fantasticando Show. Lui è un uomo meraviglioso con un cuore enorme, io ne sono testimone personale di quanto è un uomo unico. Non irripetibile, speriamo, ma comunque grande cuore e grande troppo musica. Troppo buono Rudy. Grande Rudy. Ciao ragazzi, Rudy. Un abbraccio col nostro amico per un tutti saluto voi. A tutti, pubblico Fantasticando Show number one, Canale Italia. Amore, non morire, perché tu vivi in me. Se tu non vuoi più esistere, io morirò con te. Lo so, tu non vuoi credere, perché ho amato già. Ma questa volta è vero, è vivo e non morrà. Perché tu vivi in me, se tu non vuoi più esistere, io morirò con te. Lo so, tu non vuoi credere, perché ho amato già, ma questa volta è vero,
e non morrà. Amore non morire, perché tu vivi in me. Se tu non vuoi più esistere, io morirò con te. Lo so che non vuoi mai credere, perché ho amato già. Cento Zavoli, un evento, siamo qui con Massimo De Luca. Massimo, tu sei penso il massimo rappresentante sportivo dell'Italia nel mondo, da sempre. Non esageriamo, in questa occasione soprattutto ho l'orgoglio e la riconoscenza di essere stato un redattore di Sergio Zavoli, da lui assunto al giornale radio nel 76, di averlo avuto maestro, di aver imparato tanto, senza raggiungere i suoi vertici, da un vero maestro del giornalismo radiotelevisivo e del giornalismo in genere. Beh, ma tu comunque per me, che io sono cresciuto guardandoti, sei il massimo esponente, secondo me, attualmente dello sport, del modo di trasmettere lo sport, di far sentire lo sport. Ma non per voler restare a tutti i costi nel tema della serata, ma se ho avuto qualche merito è proprio per le lezioni e per gli insegnamenti che maestri come Zavoli ed altri colleghi esperti che all'epoca c'erano davano a noi giovani e a chi aveva l'umiltà e l'intelligenza di farne tesoro succedeva di acquisire un bagaglio che poi è risultato molto utile nella professione. Spesso mi fa piacere sentire che le persone, come stai dicendo anche tu, apprezzano il linguaggio, il modo di porre, e sono tutte cose che abbiamo imparato da alcuni maestri così. Certo, ma questo infatti è un grande segreto, perché saper trascinare, già lo sport è interessante, ma saper coinvolgere lo spettatore proprio, che ci mette proprio la passione, cioè dice lo sento questo, lo sento di più quello che sto vedendo, e questo è grazie a personaggi come te. Beh, lo sport è raccontare delle emozioni, no? Saperle trasmettere, saperle, e poi trovare l'equilibrio tra il saperlo trasmettere e il non esacerbare i toni, no? Sappiamo che in tanti momenti, oggi un pochino meno, ma insomma abbiamo avuto a che fare con fenomeni di gravissima violenza negli stadi, eccetera, per cui spesso, addirittura con riunioni al Ministero degli Interni a cui ho partecipato, si è palesata l'esigenza di tenere i toni bassi, di non insistere troppo su certe spaccature, però contemporaneamente stai parlando di una cosa che appassiona e quindi devi trasmettere passione, non freddezza. Equilibrio ma non freddezza, ecco, questa è un po' la chiave forse da ricercare. Ma anche l'impostazione della tua voce carica la persona, cioè ti medesimi, uno sembra di essere lì con te sul campo, non lo so, questo nelle ultime puntate, nelle ultime trasmissioni che ho visto io non c'è più, questa enfasi non c'è più. La voce è uno strumento e può essere anche un dono di natura, anche se poi va educata, va coltivata, va anche curata un pochino la dizione, la pronuncia, l'espressività, e questo si fa sempre un po' meno purtroppo e i risultati si vedono. Se noi riascoltiamo o rivediamo spezzoni o comunque testimonianze della RAI di tanti anni fa, vediamo che c'era una grandissima attenzione a tutto questo e non si andava in onda o al microfono se non si era affidabili dal punto di vista del linguaggio, del tono, dell'espressione, e non a tutti era concesso andare al microfono. Ma infatti la vostra è proprio arte, è proprio pura arte, lavorata, studiata, con consapevolezza, mettendoci se stessi dentro, cosa che manca oggi, ma in tutto, non solo nello sport, in tutto. Sì, c'è probabilmente una minore attenzione a questi aspetti, che ha però generato questo tanto di superficialità o di sciatteria, forse meglio, più che superficialità, perché guardate adesso, per esempio, nel campo sportivo,
i giovani giornalisti sono molto esperti, conoscono molto di più, anche perché c'è molta più comunicazione. Un tempo tu non vedevi partite estere perché non c'erano, non venivano trasmesse, quindi adesso c'è molta più conoscenza, c'è molta più... Però spesso manca un po' l'anima. Secondo me manca il trasporto. E forse anche il trasporto, oppure c'è alle volte un trasporto eccessivo che tende ad enfatizzare qualsiasi aspetto, anche minore. Io parlo sempre di gradualità e gradazione delle emozioni. Cioè, se in una partita ogni cosa che succede è incredibile, pazzesca, straordinaria, no? Il caviale è il caviale, il baccalà è il baccalà. Non è tutto caviale, no? Se manca la gradazione non si apprezzano più i sapori, no? Infatti la vostra abilità era proprio quella di saper valorizzare nel momento giusto la cosa veramente più forte, più eclatante, e poi mantenere un tono comunque sempre coinvolgente, ma più moderato. Questo è il segreto del vero, cioè voi interpretate proprio lo sport, è come un tenore che interpreta la lirica. Sì, lo interpreti, lo racconti, sei un mediatore tra il fatto che succede e il pubblico che riceve il messaggio, e alle volte forse si dimentica un po' questo, alle volte c'è un po' di eccesso di protagonismo, per esempio nelle telecronache odierne. I telecronisti sembra che debbano lasciare la loro impronta sull'evento, mentre i protagonisti veri sono calciatori, pugili, ginnasti, tennisti, chiunque pratichi uno sport di cui tu racconti le gesta. E questo alle volte genera un po' di disaffezione nel pubblico. Per intervistarti è un piacere enorme, tirerei avanti ora, ma non ti voglio far perdere tempo. Comunque ti faccio veramente, veramente, veramente dei complimenti da parte mia, di tutta la nostra redazione. Quando ho detto intervisto lui, no, ma veniamo noi, no, ci vado io. Grazie, siete molto gentili, mi fa piacere che apprezziate, e allora vi ringrazio dello spazio che mi avete riservato. Che sia il massimo dell'onore per me. Grazie. Posso? Ciao, buon lavoro. Grazie di cuore veramente. Carrozzeria Fantasticando Opera. Show canale 121 Fantasticando. Oggi è venuta a trovarmi una mia carissima amica. Tu eri già stata qui con un altro personaggio. Sì. Che dovremmo vedere tra un po'. Forse la prossima puntata o quella dopo. A prescindere, ma ogni tanto noi ci incontriamo, ma esatto. Ci conosciamo da 30 anni, puoi dirlo. Sei venuta a trovarmi, io ti volevo presentare, ti ho chiesto di fare questa intervista, perché lei è un personaggio molto poliedrico, si occupa di un sacco di cose, ma devi essere tu, io lo so, a raccontare al pubblico. Beh, sono conosciuta al pubblico come l'unica in Italia campionessa di catch femminile, ovvero lotta nel fango. Quindi nasco come ballerina, tanti anni fa, piccolina, comincio con i famosi anni 80-90, quindi le prime pubblicità, ho fatto i fotoromanzi e poi ho incominciato questo boom delle famose americanate in Italia, quindi le prime animazioni, la lap dance, parti e particine in film, con Celentano, Pozzetto, con Abatantuono, con Jerry Calà, diciamo tutti questi personaggi dell'epoca. Parto per un film in America e comincio a fare la lap dance lì e mi fanno fare la lotta nel fango. Allora, quando sono rientrato in Italia, ho detto: ma come mai in Italia questa cosa non è ancora partita? Quindi incomincio a fare la lotta nel fango in Italia e divento la campionessa italiana. Da lì lo propongo a Choslen e Gigi Sabani e praticamente tutte le trasmissioni in Rai del gioco dell'Oca le ho fatte io come lottatrice del fango. E da lì praticamente sono rimasta l'unica, non l'ha fatto più nessuno in Italia. E da lì niente, basta, poi c'è stato tutto un susseguirsi di queste cose, quindi spettacoli, ho cominciato quindi a organizzare gli spettacoli io. Quindi a prendere delle ballerine, delle ragazze topless che facevano quindi lap dance, e ho insegnato loro la lotta nel fango. E quindi ho cominciato a portare in giro per l'Italia questi spettacoli di lotta nel fango.
Non so, forse ti è capitato a te, ogni tanto prendevo qualcuno dal pubblico e buttavo dentro, ti è capitato? No. Perché mi è capitato. Parlo più volte anche in trasmissione, qualcuno, qualche personaggio tipo la Simona Tagli si è arrabbiata tantissimo perché gli ho sporcato il vestito rosso in mezzo al fango, perché entrava il sangue negli occhi, sai com'è, no? Ecco, mentre adesso niente, adesso organizzo eventi con vari personaggi dello spettacolo, quindi cerco di, non solo, vabbè, organizzo anche compleanni, feste private, cose di questo genere, ecco. Senza fare la lotta. Peccato che questa lotta nel fango però purtroppo ha avuto un boom pazzesco in Italia, ma momentaneamente in Italia la cosa si è fermata, non so perché. Ma dopo un po'. Dovrei... Adesso quindi che eventi organizzi? Ma adesso niente, quello che va molto nei locali, specialmente Milano, si organizzano eventi, a parte i compleanni, le feste private, quindi, ma vanno, c'è molto questo discorso dei PR che mi portano in discoteca la gente, ed è tutto improntato su apericena, happy hour e quindi poi musica, dance. Si cerca di, si ritorna sempre con questi anni 80-90, quindi si portano ancora i personaggi di quegli anni e diciamo sì che c'è un po' ancora questo avvento, ecco, degli anni 80-90 nelle discoteche. Secondo me non tramonterà mai. No, secondo me no, gli anni 80-90 secondo me sono stati proprio da film e quindi credo che, io spero, ritorneranno. Ok. Vuoi salutare, vuoi dare i tuoi social? Mi trovate su tutti i social come Vanessa Marano, organizzatrice di eventi e per qualsiasi festa, festa privata, compleanni, cerimonie di ogni genere, mi trovate sui social e mi potete tranquillamente contattare per serate in discoteca, per qualsiasi cosa. Ok, fantasticando, Vanessa. Show. Show. Carrozzeria Fantasticando Opera. Show, canale 121. Siamo sempre qui alla festa di Sergio Zavoli, però ho trovato un personaggio che mi colpisce tanto, Elena Carta. Tu sei una rappresentante del PD e c'hai anche l'occhio vispo, perciò mi sa che sono in pericolo che adesso mi bastona. Elena, parlami di te, di quello che fai, delle tue... Beh, tu chiaramente sei femminista, te lo si legge in faccia. E anch'io, dico la verità, anch'io, ho più di destra, però sono femminista con le donne, sì. Allora, io appunto sono Elena Carta, ho 30 anni e sono la coordinatrice delle donne democratiche di Milano Metropolitana. Il Partito Democratico ha, insieme alla giovanile, un'area che è l'area femminista, che cerca proprio di trattare le politiche di genere, perché ancora oggi, nel 2023, ci sono tantissime battaglie che vanno fatte e anche un partito come il Partito Democratico, che dovrebbe essere di sinistra, progressista, ha ancora tanta strada da fare. È la prima segretaria donna che abbiamo dai tempi della nascita del Partito Democratico, ma diciamo che la lista potrebbe essere lunga. Allora, io penso una cosa, poi ti lascio parlare di sinistra, destra, quello che conta è chi è il pensiero di chi comanda e di chi si rivolge al popolo, perché alla fine bisogna fare l'interesse del popolo, che sei di destra o che sei di sinistra. Quindi meglio una persona intelligente al comando, comunque, che si fa valere. Beh, non ha importanza, secondo me, da che parte sta. Sta dalla parte della gente che poi soffre, che ne ha bisogno. Se appunto chi viene eletto sta veramente dalla parte di chi soffre e ne ha bisogno, assolutamente. Il difficile poi è capire se effettivamente le persone che noi scegliamo come nostri rappresentanti hanno quella come priorità o altre. Nel mio, per esempio, caso, la cosa che cercherò di valutare nei rappresentanti politici è se hanno a cuore la questione femminile, perché le donne ovviamente fanno parte di metà della nostra popolazione. L'Italia è penultima in Europa per occupazione femminile, i posti negli asili sono ancora molto scarsi, siamo sotto la soglia europea,
non parliamo del diritto all'aborto che in un sacco di regioni è negato, la rappresentanza delle donne in politica è ancora lunga da venire. La Meloni, insomma. La Meloni sicuramente è un primo esempio, quindi sicuramente per tutte le donne che vorranno fare politica, vedere una donna che ricopre quella carica potrà essere da stimolo per intraprenderla. Quindi secondo me è sicuramente un esempio positivo. Poi però c'è differenza tra la leadership femminile e femminista, quindi avere una donna che però poi non fa le politiche per le donne rimane sempre un problema. Quindi sicuramente intanto è un primo passo avere una donna prima ministra, però se poi continua a farsi chiamare il presidente e poi non fa politiche per le donne, diciamo che poi la strada è ancora lunga. Se lo sai che voi donne fate paura a noi uomini, perciò, perché siete più intelligenti, essendo madri, voi donne siete più intelligenti, sicura, a meno di me sicuro, però per questo che in molti posti venite castrate, nel senso che ci vuole il burka, bisogna coprirsi, se no dominereste voi il mondo. Giuro, è il mio parere, ma non lo dico per fare il femminista, ma perché lo penso. Beh, penso che infatti, diciamo, nelle ultime settimane si è parlato molto di patriarcato, che è una parola che viene poco utilizzata perché si vede solo in accezione negativa familiare, ma in realtà è una parola che ha un significato sociale, vuol dire proprio che il mondo in cui viviamo oggi è stato creato a immagine e somiglianza degli uomini, proprio perché hanno cercato di tenere fuori dalla sfera pubblica le donne, ma le hanno relegate solo alla sfera privata della cura della casa. Secondo me è venuto anche l'ora nel 2023 che la sfera pubblica sia occupata da entrambi i generi, così come la sfera privata sia occupata da entrambi i generi, ci sia una condivisione in entrambe le aree della nostra società. Sì, ma infatti bisognerebbe avere una parità, secondo me, tra uomo e donna. Ma infatti noi lo speriamo così, però purtroppo è ancora lunga da venire, c'è una differenza salariale, c'è una differenza di posizioni apicali ricoperte in qualsiasi posizione di dirigenza, quindi noi ci batteremo per questo, ma spero tanti e tante altre, cioè uomini e donne insieme. Ma secondo te perché questo succede? Questo succede perché per anni la società è stata disegnata dagli uomini che hanno voluto relegare le donne in una posizione di cura della casa, perché ovviamente qualcuno doveva farlo, e quindi si è scelto, diciamo, che la donna, poi anche un po' per un retaggio sicuramente storico culturale che però si è portato dietro e si arriva fino ai giorni nostri, e questo retaggio ha fatto sì che però questa immagine della donna stereotipata, che è quella che si occupa della casa, dell'uomo che invece intraprende l'attività lavorativa, ovviamente nel 2023, almeno per noi giovani generazioni, è un immaginario che non è più aderente a quella che noi vogliamo che sia la nostra vita futura. Quindi c'è da dire che se un uomo ha 37 e mezzo di febbre si mette a letto, la donna si alza, lavora, pulisce, stira, esce, giustamente, quindi abbiamo anche noi il diritto di fare entrambe le cose, quindi ci batteremo per questo, e per ora le quote sono, diciamo, una misura, un male necessario lo chiamo io, perché secondo me non è la soluzione al problema, però innanzitutto iniziamo a ricoprire quei ruoli, a immaginare una visione di mondo diversa, a dire la nostra e poi a dare l'esempio, e piano piano poi... C'è anche da dire una cosa, si parla molto di femminicidio ed è una cosa che a me fa schifo, perché dite che voi siete... Cioè, dicono che voi siete una nostra costola, ma siete nati da una costola, non dai piedi che uno deve calpestare, secondo me. Quindi meritate il massimo rispetto. Però tante volte si sottovaluta il fatto che anche voi fate un po' di maschicidio, diciamo, cioè portate un po' all'esasperazione l'uomo. E ci sono anche tantissime donne che hanno ammazzato uomini. Diciamo che a volte per difesa, ma anche a volte no per difesa. Diciamo che se guardiamo le statistiche, il 99,9% sono uomini che ammazzano le donne, quindi forse quello 0,01 non fa molta notizia né statistica, quindi diciamo che è un caso più isolato. Il numero importante però sono le 106, 107, forse siamo arrivate già a 108 donne uccise all'inizio dell'anno, quindi secondo me quello è il problema. Poi magari ci sarà un caso su 1000, però quello è un caso isolato, il tema invece è un tema sociale profondo che va analizzato. Però a volte voi donne, sto scherzando, però a volte voi donne avete un modo di pungere che se un uomo è un uomo, dice, io la donna comunque non la picchierei mai, però certe volte portate anche all'esasperazione un pochettino, sai, se l'uomo magari più manesco, più che... e gli viene da... sbagliando, attenzione, sbagliando. Però sono situazioni che
Ma secondo me anche voi portate all'esasperazione tante volte, però non veniamo. Diciamo che è abbastanza bilanciato. Diciamo che è un 50-50. 50-50, dai. Noi abbiamo la fortuna, da un lato, di avere la forza fisica, ma voi avete la forza della testa, che è molto di più che la forza fisica. Sicuramente, infatti adesso il tema è anche far capire che con la forza fisica si risolve ben poco e che magari l'anno prossimo 108 danno uccise, sarebbe meglio di no. Vabbè, questo sì, sicuramente sarebbe un'assurdità. Questa è proprio una vera, vera assurdità. E poi voi praticamente come ve ne occupate? Fate convention, congressi? Sì, sicuramente c'è da un lato il lavoro delle istituzioni, delle politiche che sono nelle nostre istituzioni, che cercano di aiutare i centri antiviolenza con i fondi, che cercano di fare promozione nelle scuole dei vari corsi sull'affettività. Quindi c'è tutto un percorso che si cerca di fare nelle istituzioni per portare all'interno dei comuni e dei luoghi dove si parla di affettività e si può fare educazione, per cercare di portare questo tema. E poi dall'altro c'è tutta la questione invece della società civile, quindi organizzare convegni, fare volantinaggi, ricordare alle donne che magari subiscono violenza che possono rivolgersi e chiedere aiuto, e quindi fare divulgazione. Il 1520 1522, che si può chiamare, attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, che risponde sempre a tutte le domande e può fornire aiuto. E sul sito anche del Comune di Milano ci sono tutte le informazioni dei centri e si trova tutti i luoghi in cui le donne possono chiedere aiuto. La nostra trasmissione si chiama Fantasticando. Tu che sei così giovane, cosa fantastichi per il tuo futuro, per te, per il mondo? Fantasticando, nome bellissimo. Fantasticando, guarda, io ho appena avuto una bimba che ha 7 mesi. Fantasticando, spero che quando lei abbia 30 anni si trovi sicuramente un mondo che per le donne sarà molto più semplice di quello di oggi. Ma dipende molto anche da te. E infatti sono qua per questo, e sto impegnando con tutta me stessa nel mio ruolo come coordinatrice Donne Democratiche e nella vita per battermi affinché il domani sia per tutte le donne. Senti, hai dei social? Se una persona ti vuole contattare, vuole magari chiamarti per un evento o comunque per parlare di queste cose. Certo, mi trova su Instagram, su Facebook, mettendo Elena Carta, molto semplice, dovrebbe riuscire a trovarmi, al profilo aperto, e mi trova e mi può scrivere, sono assolutamente disponibile. Ti ringrazio tantissimo, mi saluto il pubblico di Fantasticando. Ciao Fantasticando, grazie. Fate come lei. Che dire? Chiaro, evidente. Dalla carrozzeria. Fantasticando opera. Show. Ma non ti sei, canale 121. Noi la macchina stiamo aggiustando. Il problema oggi più che mai non è tanto legato alla situazione che stiamo vivendo. Noi dobbiamo andare oltre, dobbiamo essere aiutati con quelle forze che abbiamo dentro, e per conoscere queste forze ci vogliono però delle persone autorevoli che ci insegnino queste cose. Stasera chi meglio del nostro Vincenzo D'Amato, grande maestro di ipnosi, ipnologo. Però vorrei, dalle sue parole, intanto ve lo presento, saluta gli amici di Fantasticando. Buonasera, buonasera, grazie per l'ospitalità. Grazie della presenza. C'è una presenza inquietante di fianco a lei, che è il nostro, capisce? Sarò un futuro suo paziente. Ah, un futuro paziente. Si sente, no? Anche, quindi. Per approfondire meglio l'argomento, perché ipnosi, allora ci sono quei momenti di ipnosi di cui abbiamo potuto parlare anche prima, che riguardano un po' la parte ludica. Ma qui parliamo di qualcosa, lo spettacolo. Beh, diciamo che quello che un po' ha creato una visione distorta dell'ipnosi in Italia. Esatto. Perché purtroppo c'è stato troppo spazio per lo spettacolo e poco per quella che è la scienza, cioè quello che è il potenziale vero dell'ipnosi. Dicevi una cosa straordinaria prima: siamo in un momento in cui bisogna lavorare all'interno, perché tutti ormai puntano a prendere qualcosa dall'esterno, sia per migliorarsi, sia anche per additare qualcuno. Perché mi è successo questo per colpa di, mi è successo questo perché è successo
successo qualcosa lì, ma il problema vero è che dobbiamo lavorare dentro di noi, uno, per cercare i punti da migliorare, e due, anche le risorse per migliorarli, perché tutto è lì dentro. Nel momento in cui usciamo dal tempo lineare e scendiamo un po' in profondità, come tu dicevi, non basta parlare con la mente razionale. Per poter fare tutto questo bisogna scendere un po' in profondità e andare a comunicare con quella parte di noi, ovvero l'inconscio, che gestisce il 90% delle nostre azioni. E lì, in quel contenitore senza spazio e senza tempo, c'è tutto. Ci sono i nodi, i blocchi, gli ancoraggi, i problemi, se vogliamo così definirli, ma anche tutte le risorse necessarie per andare a risolverli e soprattutto per migliorarci. Io dico sempre, l'essere umano è una macchina straordinaria con un potenziale assoluto, deve solo ritrovare il libretto delle istruzioni. L'abbiamo perso da qualche millennio, perché noi abbiamo fatto un percorso di involuzione, non di evoluzione. Qui potremmo parlare per settimane. Ci siamo involuti, abbiamo perso quel potenziale, quella centratura che per millenni gli esseri umani hanno utilizzato. Se andiamo già a guardare gli antichi egizi, i sumeri, ci sono testimonianze straordinarie di quanto si utilizzasse e in che modo il potenziale umano per l'autoguarigione, per la guarigione, per la materializzazione di condizioni completamente diverse, o per quella che era la proiezione e la creazione di un futuro, di una realtà che si desiderava. Oggi ci siamo un po' distratti, ci hanno distratti, ci siamo lasciati distrarre e di conseguenza quel potenziale l'abbiamo un po' tralasciato. Mi piace molto questo fatto che ci siamo distratti, mi trovi assolutamente d'accordo, concordi al 100%. A proposito di blocchi, noi abbiamo tanti blocchi, no? Dovuti proprio dalla situazione contingente, tanti ce li hanno imposti, ma in realtà non ci sono, dobbiamo vedere che non esistono. Certo. Dobbiamo sbloccarci. Quindi. Certo, certo, è possibilissimo, i blocchi ci sono perché nel tempo accadono delle cose, sì. Magari inconsapevolmente ancoriamo delle problematiche e ce ne accorgiamo soltanto dai risultati che arrivano, sì. Ho paura di, ho la fobia di, vivo un'emozione negativa, per quale motivo? Boh, non lo so, sì. Se andiamo a scavare possiamo trovare le cause di queste problematiche e quindi sciogliendo quei nodi, eliminando le cause del problema, sparisce il problema. E quindi di cosa abbiamo bisogno? Non della pillolina magica, non della pasticchina che ci aiuta a, questo è quello che arriva da fuori, abbiamo bisogno di scendere giù in profondità e andare a capire già dentro di noi dove c'è la possibilità di migliorarsi. E siamo nel momento storico giusto, perché siamo giunti al culmine, secondo me, ma non lo dico solo io, certo. Di un'era in cui ormai dall'esterno è arrivato di tutto, stiamo veramente esagerando. Dove ti possiamo incontrare personalmente? Dai dei riferimenti. Certo, io ho lo studio a Milano, ricevo attualmente in via Masera 6 e stiamo aprendo due centri in Sesto San Giovanni, in via Falck, dove tra qualche settimana saremo operativi e avremo sia il centro formazione sia gli studi con vari professionisti, avremo all'interno della struttura l'ipnosi, altre tecniche, avremo l'idrocolonterapia, avremo le biorisonanze, avremo le tecniche di apprendimento rapido, la numerologia, la kinesiologia, avremo un po' di tutto e i corsi di formazione li terremo all'interno, tutto il master che tengo ogni anno, sono 12 moduli e si rivolge sia a professionisti del mondo medico-sanitario che vogliano approfondire, aggiungere tantissimi allievi psicoterapeuti, medici, anestesisti, odontoiatri, sia professionisti del mondo olistico che vogliano aggiungere ulteriori tecniche a quello che è già il bagaglio di conoscenze, o per chi vuole migliorare il suo benessere personale. Addirittura io in passato avevo, tramite l'amico Mazzarella, grande attore milanese, tu sai che faceva questi corsi per avvicinare il venditore, in quel caso di un grande gruppo televisivo, non posso fare il nome, ma immaginate, e lui faceva questi corsi che erano basati su l'ipnosi, desiderio di immediato possesso. Ipnosi conversazionale, bravo, comunicazione, bravo, ipnotica. Sì, comunicazione non verbale, fantastica. Ecco quello. Quindi allora ritorniamo, dovete in via Falck già da quando? Tra qualche settimana saremo in via Falck fisicamente, attualmente ricevo in via Masera, sì? Corso Buenos Aires, sì, ma per trovarmi facilmente su tutti i social, vincenzo.damato su Instagram, TikTok, Vincenzo D'Amato ipnologo, e YouTube, c'è una marea di roba dove, per chi è appassionato del settore, video molto più lunghi, interviste, videocorsi, eccetera, eccetera. Fantastico, fantastico, ci siamo capiti? Guardami, 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 guardami. Guarda lui, ascolta lui. Ci vediamo presto, fantasticando. Grazie, grazie mille. Professionisti, grazie. Dalla carrozzeria. Fantasticando, opera. Show. Però ti sei...
Canale 121. Fantasticando Show. Oggi è la serata dedicata a Zavoli e sono qui con l'autore, il mio carissimo amico Massimo Manuelli, con l'autore del libro su il grande Zavoli. È un libro molto complesso perché Zavoli è stato tante tantissime cose: giornalista radiofonico, giornalista televisivo, direttore del Mattino di Napoli, quindi ha lavorato anche per la carta stampata, giornalista sportivo, giornalista che si è occupato non soltanto di sport ma anche di cronaca nera, di inchieste storiche, penso alla notte della Repubblica, a nascita di una dittatura. Poi è stato anche poeta e questa sera abbiamo avuto anche un esponente che l'ha conosciuto dal punto di vista poetico. Io l'ho scoperto in tarda età, ma anche lui iniziò a scrivere iniziò da giovane a scrivere poesie, poi assorbito da, pensiamo al Giro d'Italia, a tutte le trasmissioni. Massimo De Luca, che è l'autore della prefazione, scrive che ci sono tre trasmissioni nella storia della RAI che portano la firma di Zavoli e sono la Domenica Sportiva, TV7 e Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Guarda caso, sono le uniche trasmissioni che resistono ancora oggi. Zavoli è la storia della RAI. Zavoli è stato la miglior RAI e da lui tutti hanno imparato il mestiere, non soltanto De Luca, ma lui è entrato in RAI nel 1947 e si era inventato qualche anno prima la prima radio privata da Rimini, dove era nato, cioè era nato a Ravenna ma ormai era riminese da adozione, con il suo grande amico Federico Fellini. A Rimini cosa fece? Inventò praticamente in piazza Tre Martiri a Rimini, faceva le radiocronache del Rimini Calcio, poi dava notizie di attualità e con una radio clandestina venne scoperto per caso da un funzionario della RAI, ebbe un colloquio per sostituire il grande Niccolò Carosio che faceva le bizze allora e da lì iniziò come semplice radiocronista, inventò il radiodocumentario quando ancora non c'era la televisione, vinse dei premi internazionali, poi fece il direttore del GR1, il presidente della RAI, a parer mio il miglior presidente della RAI. Poi c'è tutto lo Zavoli politico anche, perché fece il politico per tre legislature. E io, Zavoli andrebbe, me l'hanno detto più di un intervistato, studiato nelle scuole, perché vedendo tutte le trasmissioni di Zavoli lui ha percorso tutta la storia d'Italia del Novecento. È la storia d'Italia Zavoli. Un pezzo dell'Italia. Sì. Poi so che lui aveva anche la grossa passione del ciclismo. Sì, qui è stato lui a inventare il famoso processo alla tappa e a rendere personaggi e dei gregari e a renderli anche simpatici. Ne ricordo uno tra i tanti citati nel libro, Vito Taccone, che era talmente simpatico. Poi ce n'era un altro che non ricordo, ma credo di sì, cioè allora i ciclisti non c'era l'alfabetizzazione, stiamo parlando degli anni 60 che c'è oggi. Alla domanda di Zavoli, che era un uomo educato, garbato, con la sua voce pacata, rispose Zavoli: è stato un grande intellettuale, aveva un parlare forbito. Questo ciclista gli rispose: non ricordo onestamente, perché nelle teche RAI bisognerebbe ritrovare il filmato, se è stato lui che comunque rispose non in un italiano corretto o se poi ci fu uno sketch senz'altro di Bramieri. Questo gli rispose: sono contento di essere arrivato uno. Saluto la mamma, la prossima volta spero di fare meglio. Ma cosa poteva far meglio se non essere arrivato primo? Saluto la mamma, ciao mamma. E questi erano i personaggi felliniani scoperti da Zavoli, che non a caso ha voluto essere sepolto a Rimini accanto al suo amico Federico Fellini. Beh, insomma, sono due pezzi di storia dove c'è solo da imparare. Esatto, e Zavoli andrebbe sì studiato nelle scuole attraverso tutti i suoi lavori radiofonici, televisivi e anche i suoi libri. Un centinaio di libri ha pubblicato. Certo, per te è stato un grande onore
Beh, poi giustamente tu sei un personaggio con una cultura estrema, quindi solo tu forse potevi scrivere un libro su di lui. Ma Zavoli è inarrivabile, certo. Il libro, ecco, tra l'altro nasce da una cosa curiosa. Ho scritto un libro sui 100 anni di storia della radio, ma Zavoli dal 1945 a Rimini con questa radio, diciamo, clandestina, ma dal 1947 al 1960 lavorò in radio, e siccome c'erano già due volumi miei di 100 pagine, ho dovuto parlare solo dei documentari più importanti che lui realizzò, delle interviste più importanti che lui fece ai campioni degli anni 60 o ai protagonisti politici degli anni 60, e tagliare tutto il resto era un peccato. Poi ci ho aggiunto lo Zavoli televisivo, lo Zavoli poeta, lo Zavoli scrittore, e ho intervistato anche alcune persone che l'hanno conosciuto. Zavoli poi presidente di Premi Letterari. Sono tante le curiosità, ecco. E Zavoli presidente della RAI, e qui ho scoperto anch'io delle cose che avevo rimosso. Zavoli riuscì, perché altrimenti la RAI sarebbe scomparsa, a frenare o quantomeno venire a patti con la concorrenza dell'allora nascente Silvio Berlusconi. E Zavoli politico, ecco, questo è un punto. Penso sia rimasto solo l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai livelli di Zavoli. Apparteneva a una generazione dove, anche quando si era avversari politici, si era avversari politici ma ci si guardava con rispetto. Zavoli non ha mai urlato. Ci sono due episodi che io racconto nel libro. Adesso non ricordo l'anno, credo il 2013, c'era un momento di impasse sulla presidenza della commissione di vigilanza della RAI, che doveva essere assegnata al PD. Allora il governo, no, forse un po' prima, comunque c'era di mezzo Berlusconi, non si mettevano d'accordo maggioranza e opposizione, ma quando venne fuori il nome di Zavoli, lo stesso Berlusconi disse: Zavoli, per la sua storia, per la sua carriera, è una garanzia, è un principio di obiettività, perché pur stando dall'altra parte non è mai stato fazioso Zavoli. E Matteo Renzi veniva ricordato prima durante un convegno. Zavoli era un socialista, però, precisiamolo. Socialista di Dio era il titolo anche di un suo libro. Per la sua storia non poteva stare dalla parte della destra, ma quando aderì al PD fu sempre indipendente. E quando divenne segretario Matteo Renzi, in più di un'occasione Zavoli votò contro le direttive di Renzi e contro le direttive del suo partito in diverse occasioni. Ne ricordo una, la buona scuola, che è stata tanto odiata. Renzi non l'ha ancora capito oggi, probabilmente, è stata odiata da tutti gli operatori della scuola, venne votata in massa da tutto il PD tranne che da Zavoli, da Corradino Mineo e da Civati. Renzi, elegantemente, lo riporto nel libro, però al voto contrario di Zavoli rispose garbatamente. Ecco, Zavoli era anche una lezione di cortesia, sì, di stile. Caro senatore, ti chiami Zavoli, non ti posso dire niente anche se mi hai votato contro, disse Renzi. Sì, un esempio. Adesso le tue prossime fantasie? Devo ancora pensarci, c'è un progetto che riguarda sempre la radio, rimango in radio, ecco, tutto parte dalla radio, e la radio è sempre magia. Non disdegno la televisione, anche se, ecco, non c'è più la Rai di Zavoli, non mi sono mai riconosciuto, non è una critica, è una questione di imprinting, di formazione mia nella televisione berlusconiana, che però adesso dicono che stia cambiando, mentre guardo molto le TV alternative, come la vostra, come la 7, come le TV locali, che purtroppo sono quasi del tutto scomparse. Beh, tu sei poi un artista con la voce, quindi tu sei la radio. Beh, la voce è un dono di natura, No, ma anche come interpreti. Sì, beh, io rimango attaccato affettivamente alla radio, televisione ne ho fatta poca, e quando l'ho fatta per sbaglio.
perché sei un artista, è proprio, tu sei l'esempio vivente di come fai, ti si vede quando parli, intendo dire. Sì, spero di non avere gesticolato troppo, perché in radio non si vede, ma in televisione si vede. Ma io sono stato intervistato, ti seguo, e te, è come se fossi davanti a me che parli, pur non vedendoti. Vabbè, mi ha imbarazzato e comunque... Sei un personaggio straordinario, ma... non posso dire altro. Viva Zavoli comunque. Viva anche Massimo. Massimo, mi saluti il pubblico di Fantasticando, che quando c'è la cultura ci guarda stranamente. Fantasticando show, ciao ciao a tutti. Grandissimo Massimo Emanuele. Grazie. E finalmente in questa serata siamo qui con la figlia del grande Zavoli, Valentina. Grazie, anzitutto grazie. Questa è una serata speciale, sono i 100 anni della nascita di papà e li abbiamo celebrati in un modo molto, molto semplice, parlando un po' di lui e facendoci guidare da delle parole chiave che sono... poesia, quindi la sua attività di poeta, politica, quindi la sua passione politica, la sua preoccupazione per il futuro, il suo credere nei giovani e le nuove generazioni, e sport, che è stato il suo primo amore e che lui ha raccontato attraverso le sue trasmissioni in un modo, diciamo, diverso e innovativo. E tutto questo è racchiuso nel libro di Massimo Emanuelli che gli ha dedicato e che in questo centenario è, devo dire, veramente un grande regalo. Beh, poi Massimo è un grandissimo personaggio, perciò... Beh, esatto, cioè è ancora di più perché è un omaggio vero, sincero e davvero documentato, dove si capisce, insomma, che la mano non è una mano, come dire, che si è improvvisata, ecco. Certo, ma poi quello che ho capito, anche un po' ho conosciuto anch'io, ho seguito, era veramente un personaggio dove metteva una raffinatezza, cioè interpretava, cioè quello che faceva lo sentivi, a differenza di oggi che sono molto impostati ma freddi, lui e quelli che hanno imparato da lui, come prima ho intervistato Massimo De Luca, hanno quel modo di proprio di trasmetterti la passione, tu hai già una passione, loro te la diventi, ti sembra di essere lì con loro. Sì, lui sicuramente aveva questa facilità che, come dire, credo che fosse una dote naturale, un trascinatore, che era quella di coinvolgere, sì, attraverso dapprima quella che poteva essere solo il mezzo a cui poteva arrivare, che era la radio, e poi la televisione, ma già nella radio si è parlato durante la serata di questa sua come dire, costruzione immaginifica attraverso le parole, e questo ha fatto sì che come dire, attraverso di lui o grazie a lui o dopo di lui ci fosse un giornalismo più attento e forse anche più consapevole, che poi ha raccontato il mondo con i nuovi mezzi di informazione, quindi adesso non solo radio, non solo TV, ma la grande rivoluzione del web. Però secondo me non è molto positiva, soprattutto per i giovani. È però un mezzo a cui si arriva loro, quindi non si deve disdegnare, si deve, ogni mezzo ha una sua grammatica e un suo linguaggio, e riuscire a farlo bene è davvero una sfida importantissima, perché si arrivano alle nuove generazioni attraverso quello che loro guardano, c'è poco, sì, da fare. Però secondo me siccome è molto personale il rapporto col PC, porta molto all'emulazione, che può essere positiva, ma nel caso della violenza soprattutto, e soprattutto sui giovani, secondo me è negativa, cioè spinge il giovane a fare supereroe quando supereroe non sei. Beh, diciamo che i rischi adesso sono tanti. La cosa in cui lui credeva molto era come dire, la possibilità di incidere attraverso
quelle che sono le istituzioni democratiche. Credeva molto in questa cosa, le sue tre legislature in Senato per lui sono state molto importanti perché voleva dare il suo personale contributo attraverso il suo mestiere, attraverso il suo linguaggio alla crescita democratica di questo paese, e io spero che ci sia riuscito. Beh, sicuramente tanto ha fatto, sicuramente, però purtroppo l'Italia è sempre stato un paese un po' sottomesso, sembriamo un po' la spazzatura dell'Europa. È un paese complicato, è un paese difficile e lui lo conosceva bene. Tra l'altro lui è stato in Senato nel momento in cui sono arrivati i 5 Stelle, quindi nel momento in cui c'è stata la massima espressione di questa forza così popolare dal basso che sembrava dovesse, come dire, scardinare e rimpastare un po' tutte le dinamiche e che poi, insomma, non sempre i risultati ottenuti sono stati buoni, però lui aveva una grande fiducia nel futuro. Sì. Aveva una grande fiducia nelle nuove generazioni e questo credo che trasparisse da tutti i suoi incontri. Massimo ne cita tanti nel libro. Quando incontrava i giovani sentiva questa grossa sinergia e pensava davvero che loro potessero cambiare il mondo, e gli dispiace molto, secondo me, di non essere riuscito a vedere un po' gli esiti, ma insomma adesso siamo in un tempo in cui, insomma, spero alcuni effetti si potranno vedere. Sì, me lo auguro anch'io, perché insomma anch'io credo nei giovani, ormai anche io non sono più giovane, però sono sempre meno i giovani che realmente vivono la realtà con i loro occhi. Vedo più dei giovani che la vivono con gli occhi di quello che imparano dai social, e questo non mi piace sinceramente. È una rivoluzione con cui dobbiamo fare i conti. Lui scriveva ancora con la carta e con la penna, quindi questo la dice, diciamo, lunga. Però aveva molta curiosità, ogni tanto mi chiedeva come si faceva questa cosa di fargli vedere il computer, quindi aveva questa grossa curiosità, che un po' la curiosità è un po' stata la cifra stilistica un po' della sua vita. Aveva curiosità per tante cose e quindi questo lo teneva vivo, insomma. Senti, poi ti faccio una domanda, se mi vuoi rispondere, che ho visto che prima eri un po' titubante. Com'era come papà? Sì, beh, intanto perché non c'era tempo, però rispondo volentieri, non mi sottraggo. È stato un padre severo, un padre un po' sui generis, nel senso che il suo lavoro l'ha portato sempre molto lontano, quindi non avevamo quella familiarità che poteva essere data da un altro tipo di condizione professionale. Però quando c'era il tempo con lui è sempre stato molto, molto bello. Dopodiché le dinamiche tra padre e figlio sono quelle solite, quindi niente di nuovo sotto il sole. Però mi sembra, insomma, che ha fatto una bella creatura. Beh, io ringrazio. Tra l'altro Andrea, che è qua, insomma, con lui aveva un dialogo privilegiato, quindi sì, sono contenta che è riuscita a goderselo un po'. Meno male. Senti, io ti ringrazio tantissimo. E noi ci chiamiamo Fantasticando, è un programma televisivo su Canale Italia. Tu cosa fantastichi? Innanzitutto grazie a voi. E poi io fantastico una cosa molto semplice. Mi piacerebbe che il consenso e il dissenso passasse attraverso le urne, che ritornassimo a votare e che esprimessimo quindi un governo che finalmente possa rispecchiare tanti delusi, senza voler essere partigiani, ma che ritornassimo a credere nelle istituzioni democratiche, perché questa è l'unica via per cambiare le cose. Ringrazio il pubblico di Fantasticando e alla prossima. Grazie, veramente complimenti. Grazie a voi.